Doveva essere la partita della svolta e invece è l'ennesima sconfitta, che costa il posto all'allenatore Ivano Quartuccio, con il presidente Marcello Giliberti furioso che minaccia provvedimenti che riguarderanno i giocatori più importanti che stanno fornendo costantemente prestazioni scadenti. Il Telimar Pallanuoto cade in casa per 6-9 contro il Partenopei del Posillipo, in una gara che era anche un scontro diretto importantissimo in chiave salvezza. Il pubblico della piscina comunale, che pure era accorso numeroso, ha visto una gara giocata male dai palermitani e meritata dai partenopei, che hanno controllato sul piano fisico e su quello psicologico. Una gara molto combattuta e intensa, con qualche colpo proibito di troppo di alcuni giocatori napoletani, graziati, dagli arbitri. Eppure, per il Telimar, crollato nel terzo parziale, non ci sono alibi. Nel primo tempo i palermitani sono stati timidi e imprecisi in fase di costruzione e ha prevalso il Posillipo per 1-2. Nel secondo tempo c'è stata una reazione, con il rigore trasformato da Saric e il sorpasso del mancino maltese Zammit. Ma il Posillipo ha reagito e ha chiuso sul 4-5 la metà della partita. A quel punto, nel parziale decisivo, il Telimar è crollato subendo un passivo di 1-4, che di fatto ha chiuso la gara, che poi i napoletani hanno saputo controllare sino al 6-9 finale. Tutto in una gara molto fisica, ben 30 espulsioni e 5 giocatori con usciti definitivamente per limite di falli gravi e a tratti nervosa, con il rosso anche per il coach palermitano Ivano Quartuccio. Ex allenatore, a questo punto, perché dopo la gara il presidente Marcello Giliberti ne ha decretato l'esonero. Sono veramente provato dalla prestazione disastrosa fornita dalla mia squadra, sulla carta con grandi potenzialità, ma in acqua oggi veramente inguardabile. Ipotizzando un futuro diverso, avendo l'obbligo morale di mantenere la Serie A1 a Palermo, metterò in atto una serie di azioni, dice Giliberti. La prima è l'esonero del tecnico Ivano Quartuccio, che resta da oggi a disposizione della società, ma non seguirà più la prima squadra, riservandomi entro un paio di giorni di individuare e comunicare il nome del nuovo tecnico. A seguire, i provvedimenti riguarderanno i giocatori più importanti che stanno fornendo costantemente prestazioni scadenti. Anche perché, alla fine del girone d'andata la classifica è pesantissima, 5 punti, penultimo posto, in piena zona retrocessione. Dall'altra parte della Sicilia il pubblico siracusano dell'Ortigia ha invece assistito a una sconfitta con onore per 12-18 contro la corazzata Pro Recco di Ratko Rudik, che ha costruito la vittoria nel 2-5 del primo parziale. Ma ai ragazzi di Stefano Piccardo resta la consapevolezza di avere tenuto negli altri 3 parziali e aver realizzato 12 gol ai campioni d'Italia, che mai finora ne avevamo subiti così tanti. Con la sconfitta l'Ortigia scivola al quarto posto, dietro a Brescia e superata da Busto Arsizio, ma in piena zona playoff scudetto.